Ciao, sono Alicia, ho 21 anni, vengo da Cogoleto, in un paese in provincia di Genova. Un anno fa circa ho fatto un'esperienza lavorativa. Ho deciso di andare a Londra perché fin da piccola mi era sempre piaciuta Londra, c'ero già stata una volta per vacanza e volevo provare a vivere in quella città. Allora, lavorativamente parlando, ci sono dei pro e contro, perché alla fine sì, trovi lavoro, però Quindi è vero che si trova molto facilmente si trova lavoro. facilmente lavoro. Il problema è che poi il lavoro che ti ritrovi non è magari il lavoro che ti aspetteresti, ecco, qui in Italia. Nel senso che noi, non solo italiani, ma anche di altre nazioni, veniamo un po' non riconosciuti come magari persone di altre nazionalità. Quello si sente moltissimo. E ho trovato subito lavoro dopo 3 giorni, a rispetto magari di persone che ci hanno messo veramente un po' a trovare lavoro, e ho trovato un lavoro che, se avessi saputo un po' meglio l'inglese, sarebbe stato un buon lavoro, perché alla fine c'erano i pro e contro. Avevo un lavoro che mi dava tutti i miei diritti, anzi anche di più, un salario giusto e tutto quanto, però magari poi le persone che mi stavano attorno non avevano né rispetto per gli ultimi arrivati, minimamente, né rispetto anche per la persona in sé. Venivo trattata in modi che... La cosa brutta forse di Londra è degli orari, secondo me, perché non è un orario fisso, cioè lì si mangia in continuazione, puoi mangiare alle 4, puoi mangiare alle... Questa è una cosa bella per chi va a mangiare, naturalmente, puoi decidere di andare a mangiare alle 4 un hamburger, voglio dire, o una pizza. Però per chi lavora vuol dire che ogni settimana riceverà una timetable, un orario diverso. Sì, degli orari disumani, cioè praticamente vivi... Il brutto di lì è che vivi completamente per il lavoro, cioè passi veramente la maggior parte delle tue ore rinchiuso in un locale. Per quanto riguarda gli incontri di lavoro, per cercare un lavoro, le modalità quali sono? Andare in giro a dare curriculum? Allora, le modalità secondo me sono due, e sono andare in giro, sicuramente dare curriculum, mostrare la tua faccia, far vedere che porti il tuo curriculum, e le applicazioni online. C'è da dire che se tu ti butti su una grande catena, o anche su una catena di ristoranti, come di pub, di qualsiasi cosa, è più facile, e te lo dicono anche, di mandare il curriculum online, tramite email nel loro E sito. di solito queste grandi catene chiedono comunque alla persona già esperienze lavorative o a volte vengono presi anche senza? No, secondo me c'entra poco alla fine, perché se tu arrivi con l'idea faccio il lavoro, ti dico, non ti dico il peggiore, ma nel senso quello alla base, diciamo, come potrebbe essere appunto lavare i bicchieri, all'inizio si parla, o portare i piatti, non richiede queste grandi esperienze lavorative, secondo me. Ci sono molti italiani a Londra, però alla fine ci sono molti anche polacchi, molti spagnoli, molti francesi alla fine, c'è veramente di tutto, cioè trovi più altre persone che inglesi. Quello Sostanzialmente. sì, non, anche perché tutti i manager che ho avuto, non manco uno era inglese, neanche uno. No, non l'ho mai sentito. Però vedevo comunque come la gente si comportava, come quello il fatto.